Allora, Leonardo pittore, non soltanto Monna Lisa, e cominciamo subito con Monna Lisa, giusto per smentirci. Ecco, come ricordava Rosi, nel corso del 2019, ricorrenza del quinto centenario della morte di Leonardo, si è scritto di tutto e di più sul genio nato a Vinci nel 1452. In tale contesto sono state anche allestite numerose mostre. Ecco, queste mie righe, la mia intenzione è porre l'accento soltanto su alcuni aspetti della vicenda artistica di Leonardo, quelli relativi alla pittura, argomento a sua volta alquanto complesso e articolato. Bersagliata impietosamente da apparecchi fotografici di ogni genere, meta principale dei tour organizzati tra le austere sale del parigino Museo del Louvre, la Gioconda è forse il quadro più famoso del mondo. Dell'enigmatico sorriso di Monna Lisa si è parlato e straparlato senza sosta, non riuscendo però a dare una precisa identità alla signora in questione, alle cui spalle è dipinto. Scusate, adesso tanto è dipinto un paesaggio di cui in effetti nessuno se ne occupa. Ci torneremo un attimo dopo. E noi lasciamo Monna Lisa appunto al suo mistero, che in perfetto spirito dadaista, surrealista, Marcel Duchamp ha sbeffeggiato nel 1919 fornendola di baffi e di barba, c'è un pizzetto, e dell'irriverente acronimo LHOOQ, il cui spelling dal francese può essere elegantemente traducibile con A caldo al lato B, che è una parte anatomica ben definita. Lo sberleffo di Duchamp, opera oggi al Philadelphia Museum of Art, ha il sapore di un quanto mai opportuno aggiornamento, di una necessaria rivisitazione in chiave demistificatoria della celeberrima opera di Leonardo. E finalmente Monna Lisa può smettere di sorridere per ridere di gusto. Ovviamente il tutto non ha fatto che accrescere la fama planetaria del dipinto ad olio eseguito da Leonardo su tavola di pioppo, opera alla quale l'autore teneva tanto da portarsela con sé in Francia, alla corte di Francesco I. Ed è proprio in Francia che Leonardo muore il 2 maggio del 1519 nel maniero di Clos-Lucé ad Amboise, uno dei più frequentati castelli della Loira. La fama della Gioconda è dovuta anche, tra gli altri motivi, anche a un furto che c'era stato nel 1911, delle cui indagini era stato implicato anche Picasso. Il ladro era un italiano, Vincenzo Perugia, e fra i tanti libri che ne parlano c'è anche un libro di Massimo Centini, uscito di recente. Ecco, fra i tanti libri dedicati a Monna Lisa va segnalato questo libro di Donald Sasson, La Gioconda, l'avventurosa storia del quadro più famoso del mondo, in Italia edito da Carocci nel 2001. Non solo Duchamp si è impossessato però delle fattezze della Gioconda inserendola in differenti contesti artistici. In molti infatti hanno rielaborato la sua immagine iconica, dal russo Kazimir Malevich, lo vedete qui, l'inventore del suprematismo, quello del famoso quadro nero, che l'ha inserita in un suo collage, fino a Andy Warhol, il protagonista della pop art americana, che l'ha riproposta in una delle sue martellanti sequenze di serigrafie. Giorgio Vasari, 1511-1574, di Arezzo, è stato pittore ed architetto, ma soprattutto è stato l'autore di un libro, la cui prima edizione risale al 1550, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, uno dei primi trattati di storia dell'arte.
Vasari è autore dai gusti difficili, ma per Leonardo nutre una grande ammirazione e lo ricopre di lodi, per quanto il genio di Vinci sia morto quando Vasari aveva già 8 anni, in assenza quindi di un doveroso periodo di decantazione temporale. Vasari loda il bell'aspetto, pare che Leonardo fosse un bellissimo uomo, e l'acuto ingegno di Leonardo, per cui e tanta e sì fatta poi la virtù che dovunque l'animo volse nelle cose difficili, con facilità le rendeva assolute. La versatilità della mente di Leonardo fu quindi subito apprezzata anche dai suoi contemporanei. E Vasari è uno dei primi a soffermarsi e a descrivere il volto di Monna Lisa, ignaro di tutto quel che se ne sarebbe stato detto in seguito. Nessuno è perfetto e nemmeno un genio lo è. Se proprio deve attribuire un difetto a Leonardo, a Firenze, straordinario allievo di Andrea Verrocchio, l'attento e un po' schizzinoso Giorgio Vasari pone in risalto l'incostanza, scrivendo: cominciò molte cose e nessuna mai ne finì, alludendo impietosamente alle tante opere che Leonardo pensò senza riuscire a realizzare, dall'affresco dedicato alla battaglia di Anghiari nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze, fino alla statua equestre in bronzo dedicata a Francesco Sforza, duca di Milano. Il giudizio del Vasari suona impietoso e non veritiero. Non del tutto. Noi possiamo tuttora ammirare un'opera di Leonardo non completata. Rappresenta questo San Gerolamo e si trova presso la Pinacoteca dei Musei Vaticani di Roma ed è stata dipinta verso il 1481-82. Il dipinto appare incompiuto, plasticamente michelangiolesco, con l'espressione quasi tragica del volto del santo, a sua volta in procinto di battersi il petto con la consueta pietra. Se Leonardo indugia nel rappresentare in maniera quasi anatomica i muscoli del collo e del cingolo scapolare di San Gerolamo, tuttavia lascia non finito lo sproporzionatamente lungo braccio destro steso all'indietro con la pietra stretta in mano. Anche il leone, che fa parte integrante dell'iconografia di San Gerolamo, e quindi qui lascio stare perché la conoscete benissimo, appare non completato quanto a stesura del colore. Questa non è certo una delle opere più significative tra quelle dipinte da Leonardo, ma dimostra bene la relazione che per Leonardo intercorre tra pittura e scienza. Si tratta di una relazione molto stretta, in quanto per lui il dipingere è costantemente fonte di conoscenza oltre che di espressione. Nel caso di San Gerolamo, l'attenzione di Leonardo è rivolta soprattutto all'indagine anatomica circa la struttura muscolare del corpo del santo. Si sa che il genio di Vinci è stato un disegnatore instancabile, come dimostrato dalle molteplici prove che sono arrivate fino a noi, riferibili ai campi più disparati dell'esistenza umana, dall'anatomia appunto, ai congegni più diversi, dal regno animale a quello vegetale, in un'interminabile sequenza di osservazioni acute e di geniali spunti creativi. Altra opera incompiuta di Leonardo è l'affollata tavola dedicata all'adorazione dei magi, che si può ammirare presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, è databile intorno al 1482. Curiosamente, inspiegabilmente, una battaglia si svolge alle spalle della scena religiosa. Si è detto di passaggio che a Firenze Leonardo è stato allievo di Andrea Verrocchio. Pittore ed orefice, soprattutto scultore e uomo colto, Andrea Verrocchio è proprio il maestro ideale per valorizzare i molteplici interessi di Leonardo, in quanto, secondo le parole di Sara Tagliagamba,
Profondo conoscitore dell'arte antica, e lo vedete anche da questo David, che è una delle sue opere più celebri. Uomo colto, disegnatore eccellente e infaticabile sperimentatore, Andrea si segnalò fin da giovanissimo come artista versatile e innovativo, e grazie a tali qualità divenne poi capo di una numerosa affollata bottega. E molti dei disegni di Leonardo sono destinati a sondare i moti dell'anima, lo studio dei quali a sua volta è alla base della moderna fisionomica, come sottolineato da Flavio Caroli nei suoi studi. La fisionomica a suo tempo era già stata intuita da Aristotele, invece in epoca rinascimentale la centralità della figura umana conduce gli artisti ad approfondire diversi aspetti della vita, compresi quelli che oggi definiremmo psicologici e quelli relativi alla collocazione ambientale e o spaziale della figura umana stessa. Di quest'ultima tendenza, l'esempio più noto appartiene proprio a Leonardo ed è quell'uomo di Vitruvio, lo vedete qui, da Vitruvio, architetto romano, che è il fondamento di molte ricerche prospettiche volte alla corretta rappresentazione del corpo umano. Il celebre disegno, tracciato intorno al 1490, è a penna e inchiostro su carta ed è conservato presso le gallerie dell'Accademia di Venezia, esposto in rarissime occasioni proprio per la sua intrinseca fragilità. E sono note le recenti polemiche per l'invio sì o no di questo disegno alla mostra di Leonardo, che si è aperta di recente a Parigi, al Museo del Louvre. Leonardo iscrive la figura umana in un quadrato, la terra, e in un cerchio, il cielo, al cui centro viene a porsi l'ombelico, il quale a sua volta suddivide il corpo secondo i dettami della sezione aurea, rendendolo perfettamente proporzionato. Si tratta di un'idea, di un ideale, perché i nostri corpi, nella realtà, sono decisamente più sgraziati, diciamo meno perfetti. A questo punto risulta un tantino noioso richiamare alla memoria il concetto geometrico di sezione aurea. La parte maggiore sta alla minore, come l'intero sta alla parte maggiore. Da questo scaturisce il numero 1,618, dal quale si generano forme volte a rappresentare ottimisticamente le armoniche proporzioni di tutto ciò che ci circonda. Questo modello ideale verrà ripreso nel corso del XX secolo dall'architetto e pittore Le Corbusier, pseudonimo di Charles-Édouard Jeanneret, nel suo Modulor. Le Corbusier è conosciuto soprattutto come architetto. Giusto per rimanere in tema di geometria, va ricordato che Leonardo ha illustrato con ben 60 suoi disegni il trattato De Divina Proporzione del matematico Luca Pacioli, edito nel 1509. Luca Pacioli, qui della sua immagine ho trovato un francobollo, è stato anche amico e collaboratore di Piero della Francesca, a sottolineare quanto l'invenzione della prospettiva sia stata importante per tutta l'arte rinascimentale italiana ed anche per far fluttuare i pensieri ben oltre la rigidità delle formule matematiche. Non tutte le opere dipinte da Leonardo sono capolavori e su questa annunciazione della Galleria degli Uffizi di Firenze si è scritto e si è detto molto, per via di certi eventuali errori prospettici commessi dall'artista in questa opera giovanile, datata tra 1472 e 75. È un olio e tempera su tavola, dipinto da Leonardo quando a Firenze era ancora bottega da Andrea Verrocchio. La tavola forse va considerata secondo i principi dell'anamorfosi o anamorfosi, che dir si voglia, cioè che va vista secondo il punto di vista impostato dal pittore proprio per visualizzarla in maniera ottimale, principio che avrà il massimo sviluppo nel 1600
in epoca barocca. Decontestualizzata com'è dalle stanze della chiesa conventuale per cui era stata concepita, l'opera si presenta un tantino disarticolata, anche per presunti errori prospettici. Pensate al tavolino e quel tremendo braccio destro della Vergine, sproporzionato rispetto all'ambiente in cui si trova, che è un esterno, circostanza questa peraltro insolita fino a quei tempi per l'episodio narrato. Leonardo dipinge con cura sia i fiorellini in primo piano che gli alberi individuabili poco oltre, quasi un esempio di trattato di botanica applicato alla pittura. Strepitoso è invece il paesaggio sullo sfondo, che comporta anche un porto fluviale rappresentato in dissolvenza, secondo i principi tutti leonardeschi di quella prospettiva aerea di cui in seguito si parlerà ancora. Ecco, strada facendo abbiamo smarrito il Leonardo che si interessa ai moti dell'anima, avevamo detto fisionomica e impostazione, collocazione spaziale della figura. Torniamo alla fisionomica, cioè si interessa ai moti dell'anima, alle emozioni, cercando di riportarle nei suoi taccuini, fitti di disegni e di annotazioni di ogni tipo, comprendenti anche volti umani dalle espressioni alquanto singolari, con interessanti implicazioni psicologiche. A questo punto si può affermare che Leonardo ha inaugurato il fecondo filone della trasposizione figurativa delle emozioni. Qui mi soffermo su un esempio tra i tanti che potrebbero essere scelti. È Testa di uomo urlante, un carboncino a sanguigna oggi esposto al Museo di Belle Arti di Budapest, uno dei disegni preparatori per quella battaglia di Anghiari che purtroppo non ci è pervenuta e che tuttora in molti vanno cercando dietro le immagini più durature nel tempo dipinte da Giorgio Vasari successivamente nello stesso Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze. La mano di Leonardo qui disegna un uomo che urla e quell'urlo riassume tutto l'orrore dell'uomo di fronte all'assurdità della guerra, delle guerre di ogni tempo e di ogni luogo, che hanno costi enormi in termini di vite umane falciate e di risorse economiche sperperate. Leonardo quindi disegna il suo personaggio nel bel mezzo della battaglia, paradossalmente contro tutto ciò che di orribile accade in guerra, così almeno ci piace interpretarla oggi. Ma è comunque una bocca di uomo che urla di dolore nei confronti della miseria della condizione umana. Leonardo ha la capacità di riuscire a disegnarla con tutta la forza di una matita che dal vissuto riesce a scendere fino al profondo dell'anima. Forse è proprio da quel momento in poi che in pittura sarà tutto diverso, perché è da allora che l'emozione più intima si fa immagine. Accanto alla testa di uomo urlante vedete quest'altra raffigurazione quasi grottesca, e qui Leonardo dimostra di conoscere bene la tradizione naturalistica della pittura lombarda che attraversa Vincenzo Foppa, l'Accademia di Blegno e poi cioè con le teste di grottesche, e arriverà poi all'esempio luminoso del Caravaggio nel corso del 1600. In queste parole si è stati chiari fin dall'inizio. Non soltanto Monna Lisa. La Gioconda è senza dubbio la più famosa tra le donne dipinte da Leonardo. Ma ce ne sono almeno altre tre altrettanto misteriose, enigmatiche e persino inquietanti. Ginevra De Benci è la prima in ordine di tempo di queste signore importanti. Di lei si sarebbe invaghito l'ambasciatore della Repubblica Serenissima di Venezia a Firenze, Bernardo Bembo, il padre del più celebre Pietro Bembo, uno dei protagonisti del Rinascimento,
commissionando quindi all'artista il ritratto della fanciulla. Leonardo ritrae Ginevra intorno al 1475 in un olio e tempera su tavola che adesso si trova alla National Gallery of Art di Washington. Il volto della donna, ritratta a mezzo busto e di tre quarti, è pallido, direi cereo, e lei non sorride, intanto che si scorge un paesaggio alle sue spalle alla maniera del pittore tedesco Hans Memling. Pare che l'opera sia stata tagliata per motivi ignoti, tagliata in basso, e che rappresentasse uno dei primi esempi nella storia dell'arte in cui in un ritratto fosse compreso anche un movimento di mani a rendere più espressivo l'insieme. Quest'ultima affermazione è stata proposta da alcuni critici, tra i quali Serge Bramley, autore di una bella biografia di Leonardo, Leonardo da Vinci, artista, scienziato, filosofo, eccola qua. Tuttavia io mi chiedo allora dove si possa collocare la splendida Annunciata dipinta da Antonello da Messina intorno al 1475, quindi in pratica coeva, che oggi si trova a Palermo al Museo di Palazzo Abatelli. Se l'abbiamo vista di recente, mi pare lo scorso anno, alla mostra di Antonello da Messina a Milano. Quindi gioco di mani, secondo me, l'Annunciata di Antonello da Messina come gioco di mani no, è il prototipo ed è anche un bellissimo prototipo. Ginevra de Benci era la rampolla di una ricca famiglia di banchieri fiorentini, ma evidentemente la ricchezza non basta a renderla felice e a farla sorridere. La dama con l'ermellino, la protagonista di un olio su tavola oggi al Museo Nazionale di Cracovia, è stata identificata quasi con certezza con Cecilia Gallerani, storica amante di Ludovico il Moro, scusate, signore di Milano. Leonardo dipinge questo ritratto nel corso del suo primo soggiorno milanese, tra 1488 e 90. La fanciulla qui accenna appena un sorriso, mentre volge gli occhi verso la destra di chi guarda, ma non a destra di lei, ma non a destra. Si vede che Leonardo ha le mani destre proprio non piacevano più di tanto, un po' sproporzionatella. Sì, ma non a destra di lei, a parte quel che colpisce è la simmetria esistente tra la donna e l'ermellino, quasi un'identificazione. L'ermellino era considerato simbolo di purezza e di castità e a questo animale era dedicata una delle onorificenze attribuite al Moro. Cecilia sembra serena ed appagata, tuttavia sembra, oppure lo era effettivamente, Leonardo insinua piccoli dubbi psicologici nei suoi pochi efficaci ritratti femminili. L'ultimo ritratto di cui ci occupiamo qui è il ritratto di Dama, più conosciuto come la Belle Ferronnière, di proprietà del Museo del Louvre, attualmente spesso in viaggio tra Parigi e Abu Dhabi, dove c'è una sede del Louvre. Anche questo è un olio su tavola e risale agli anni 1490-95. Non si sa con precisione chi sia costei, forse una dama della corte di Ludovico il Moro. Perché Belle Ferronnière non ferrava cavalli in ogni caso e letteralmente significa la bella moglie di un mercante di ferramenta. Forse per un errore di trascrizione relativo al gioiello che circonda la fronte della modella in questione. È proprio errore di trascrizione perché di questo gioiello allude a tutto tranne che alle ferramenta. La bella fanciulla sembra guardare di sottecchi chi le sta davanti, bella, elegante e misteriosa come tutte le donne ritratte da Leonardo, che forse alle donne non era particolarmente interessato in senso fisico e che proprio per questo le ha dipinte come se si trattasse di raffigurare un pianeta sostanzialmente inaccessibile, ma comunque intrigante, un po' inquietante e degno di una valutazione quasi scientifica.
c'è una donna colta e potente che invano aveva fatto di tutto per farsi ritrarre da Leonardo, Isabella d'Este, moglie di Francesco II Gonzaga. La ritroveremo quando parleremo di Mantova. Leonardo, di passaggio a Mantova nel 1499, si limita a concederle con una certa sufficienza soltanto un disegno preparatorio. Questo carboncino, sanguigna e pastello giallo su carta, attualmente al Museo del Louvre di Parigi. La volitiva signora ovviamente si indispettisce, senza che per questo diminuisca il suo amore per le arti. Di lei resta un celebre ritratto firmato da Tiziano, oggi esposto al Kunsthistorisches Museum di Vienna. Isabella vi appare in pompa magna, con addosso gioielli preziosi e abiti eleganti, alla moda, e con in testa il copricapo, detto il balzo, allora in gran voga. Alla illustre signora Leonardo invece ha concesso molto poco, nonostante il ricco compenso promessogli e le molte lettere inviate da colei che, vedremo, era una vera e propria grafomane. Leonardo è stato anche un pittore di paesaggi e la circostanza non deve sorprendere, considerato il suo interesse per la natura. Un interesse che va diviso in parti uguali tra lo stupore davanti a certi fenomeni e il desiderio di approfondirne la conoscenza. Pare che la prima opera firmata da Leonardo sia il disegno su carta Paesaggio con fiume, lo vedete qui, del 5 agosto 1473, oggi al Gabinetto dei Disegni e delle Stampe di Firenze. Con pochi tratti, Leonardo riproduce probabilmente uno scorcio della valle dell'Arno a lui ben noto, comprendente sia puri aspetti ambientali sia costruzioni dovute all'intervento umano, mentre due rocce a strapiombo delimitano la valle attraversata dal fiume. Fin da allora, diciamo 1473, aveva 21 anni, Leonardo si dimostra interessato alla natura e alla sua bellezza, soprattutto all'acqua, interpretata come fonte di vita. In bilico tra sguardo attento e curiosità di andare oltre, quello stesso sguardo allo scopo di carpirne i segreti. A Leonardo teneva tanto all'acqua che quando si presentò a Ludovico il Moro a Milano si presentò soprattutto come ingegnere idraulico, e pare che nel suo soggiorno a Venezia nel 1500 si sia occupato di un progenitore del tanto discusso, soprattutto in questi ultimi due giorni, Mose di Venezia. Comunque anche la tecnologia a suo tempo era quella che era. Leonardo si era trasferito a Gradisca di Isonzo e aveva progettato anche lì dei ritrovati per disciplinare l'andamento delle acque del fiume Isonzo. Si è già detto appunto dei due paesaggi non facilmente identificabili che sono sullo sfondo del ritratto di Ginevra de Benci e di quello della Gioconda. Avevamo detto non solo Monna Lisa ed eccola per la seconda volta. Con queste parole Donald Sasson si sofferma su quanto si intravede al di là delle spalle dell'ineffabile Monna Lisa. Anche guardarla bene, anche Monna Lisa c'ha una manina destra che un po' da pugile. Dietro la balconata su cui è seduta la donna si vedono rocce, laghi, torrenti, ma non ci sono piante o alberi. L'unica costruzione umana, spero di averlo centrato, io senza occhiali non ci vedo, è un ponte sulla destra. Alcuni studiosi toscani, credendo di riconoscervi la loro campagna, ritengono che il ponte sia quello di Buriano, che attraversa l'Arno in Val di Chiana presso Arezzo. Il paesaggio è costruito verticalmente e la profondità si ottiene leggendolo dall'alto in basso.
come in un dipinto cinese in cui la base è in primo piano. Leonardo è stato un artista davvero straordinario, intuendo soluzioni sempre nuove. E va detto che il genio è doverosamente originale, in quanto è noto che scriveva da destra verso sinistra, come accade nella scrittura araba, mettendo così talvolta a dura prova le capacità interpretative dei posteri impegnati nella decifrazione dei suoi appunti. Questa caratteristica ha ritardato anche la pubblicazione del Trattato della pittura, la summa delle tesi di Leonardo sull'arte che lui stesso riteneva superiore a tutte le altre. Era stato anche musicista, comunque la pittura era da lui ritenuta superiore a tutte le altre. Il trattato è stato pubblicato intorno al 1540, quindi 21 anni dopo la scomparsa del maestro, da Francesco Melzi, l'allievo prediletto e l'erede dei manoscritti leonardeschi. L'approccio enciclopedico appare evidente fin dal ricchissimo indice, che consta di ben 935 paragrafi o capitoli. Attualmente la preziosa edizione, la prima, è custodita presso la Biblioteca Apostolica Vaticana nella Città del Vaticano. Una iniziale parte teorica è distinta da una seconda, riguardante le problematiche più concrete che un artista si trova a dover affrontare quando dipinge. Tra i tanti argomenti considerati vi sono la prospettiva aerea e l'ombra. Della prospettiva aerea, che completa quella geometrica, si parlerà tra breve a proposito della rappresentazione delle montagne. Il discorso relativo all'ombra è ugualmente profondo e interessante. Nel suo trattato, infatti, Leonardo scrive: ombra e privazione di luce. Mi sembra che le ombre siano indispensabili per la prospettiva, dal momento che senza di essa mal si comprendono il corpo e i volumi. La citazione è tratta, non ho letto tutto il trattato della pittura, la citazione è tratta dal fondamentale volume di Victor Stoichita, Breve storia dell'ombra, dalle origini della pittura alla pop art. Rimando a questo testo interessantissimo e curioso per ogni approfondimento del ruolo che attraverso i secoli l'ombra ha rivestito nella storia della pittura, compresa la sua leggendaria origine, l'origine della pittura, riferita da Plinio il Vecchio e ripresa da Giorgio Vasari in un dipinto tuttora visibile nella sua dimora fiorentina, che vedete qui. Nella Naturalis Historia, infatti, Plinio il Vecchio attribuisce la nascita della pittura a un'ombra contornata su una parete, lo vedete, ultimo ricordo lasciato all'amata da un soldato dell'antica Grecia in procinto di partire per la guerra, e allora dalle guerre molto spesso non si tornava più. Leonardo è stato uno strepitoso pittore di montagne e ha creato un nuovo modo di approccio alla montagna, fatto di sensibilità artistica e di curiosità scientifica. Leonardo quindi inaugura un nuovo modo molto moderno di guardare la montagna. Lo fa con l'occhio analitico del pittore, che ben conosce gli elementi di fondo della lezione prospettica rinascimentale fiorentina, ai quali unisce uno sguardo curioso e attento alla natura e ai fenomeni che la modificano nel suo continuo e costante rapporto con il fattore umano. Leonardo vuole conoscere geologicamente e di persona la montagna, ancor prima di raffigurarla. Sulla scia della camminata di Francesco Petrarca fin sulla cima del Mont Ventoux, Leonardo compie a piedi un'ascesa sul Monte Rosa, allora chiamato Momboso, di cui si trova traccia nel Codice Leicester, ed è stupefacente il suo modo di trovare il tempo per fare tutto ciò che gli piace.
pur di spingersi sempre un poco oltre rispetto alle consuetudini e alle conoscenze dell'epoca. Gli appunti sparsi, purtroppo anche spersi, che ha lasciato non permettono di dare una data precisa a questa sua ascesa sul Monte Rosa. Probabilmente la si può collocare intorno agli anni 90 del 1400, durante il primo suo soggiorno milanese, oppure nel 1507, quando torna nella sua amata Milano. Il genio assoluto di Leonardo dà molto alla montagna. Buon conoscitore di Alpi e di Appennino, grazie ai suoi viaggi Leonardo disegna e dipinge scorci autonomi di paesaggio, dove lo sguardo dell'artista si mescola alla voglia di capire i fenomeni naturali propria dello scienziato. In questa deliziosa e poco nota Madonna dei Fusi, che è in collezione privata, sullo sfondo compare una veduta della Valle dell'Arno, con i relativi calanchi, costretti a continue modifiche a causa della furia erosiva delle acque. E questo spiega bene il concetto di natura, secondo la pittura di Leonardo, che tende a rappresentare il reale nella sua interezza, nella sua complessità ed anche nella sua dinamicità. Anche in entrambe le versioni della Vergine delle Rocce, cioè in quella oggi al Louvre, che vedete qui, è datata intorno al 1483, ed in quella più tarda della National Gallery di Londra, l'artista ritrae sullo sfondo dell'articolata sequenza rocciosa una montagna, proprio nel punto da cui proviene la luce. Si tratta di un superbo esempio di prospettiva aerea, cioè di quel tipo di prospettiva in cui è l'atmosfericità dell'aria a delineare la profondità del paesaggio. Pensate quale straordinaria invenzione. Di questo tipo di prospettiva, che si integra con i dettami della prospettiva lineare, l'una non esclude l'altra, anzi appunto si completano, Leonardo è maestro insuperato. Il principio da cui parte Leonardo è che l'aria non ha la medesima trasparenza di fronte all'occhio umano, per cui con la distanza i dettagli e i colori diventano meno distinti. Ugualmente l'aria si fa più trasparente man mano che si sale verso l'alto, e questo vale soprattutto per la raffigurazione della montagna. Ai monti Leonardo dedica un'ampia sezione del suo trattato della pittura, intitolata Delle ombrosità e chiarezze dei monti, comprendenti i capitoli che vanno dal 780 all'811. Tra l'altro Leonardo scrive: quella montagna distante dall'occhio si dimostrerà di più bell'azzurro, che sarà da sé più oscura, e quella sarà più oscura, che sarà più alta e più boschereccia, perché tali boschi mostrano i loro arbusti dalla parte di sotto per essere forte e alti, e la parte di sotto è scura perché non vede il cielo. La citazione completa è decisamente più lunga ed anche noiosetta, anche per via del linguaggio di Leonardo, riportata integralmente nel mio Montagne incantate e disincantate, per chi vuole è lì. Con Leonardo allora possiamo dire che la montagna assurge ad un'autonoma dignità nell'ambito della pittura, supportata da una personale e puntuale teorizzazione scientifica confluente in un modo di dipingere che vuole essere anche strumento di conoscenza, destinato anche a sfatare miti e credenze ancestrali ben radicati nell'immaginario collettivo dell'epoca. Le montagne erano i luoghi delle streghe, le montagne erano i luoghi del diavolo, questi erano la credenza del tempo. Non occorreva certo Dan Brown per far parlare di sé un'altra celeberrima opera di Leonardo, il Cenacolo, nel milanese refettorio dell'ex convento dei Domenicani,
accanto alla chiesa di Santa Maria delle Grazie. L'affresco risale agli anni 1495-98, trasformandosi però attraverso i secoli, anch'esso, in un'icona da rivisitare, da reinterpretare. Anche qui ritroveremo Andy Warhol. Ancora attuale ai nostri giorni, considerate le diverse mostre che le sono state dedicate anche in anni recenti, tra le quali cito soltanto l'ultima cena dopo Leonardo alla Fondazione Stelline di Milano. Scampata miracolosamente ai bombardamenti nel corso della Seconda Guerra Mondiale, l'opera ha resistito con un certo affanno all'usura del tempo, per cui l'ultimo restauro si è concluso soltanto nel 1999 sotto la direzione di Pinin Brambilla Barcilon, che su questa impresa durata 22 anni ha scritto un libro, La mia vita con Leonardo. Il desiderio di sperimentare tecniche sempre nuove ha portato Leonardo ad utilizzare una tempera all'uovo su base dura e levigata che non ha retto all'usura del tempo, ma che nell'immediato aveva consentito di raggiungere una straordinaria vivacità cromatica e una felice resa dello sfumato all'origine. Un altro motivo, ho letto proprio in questi giorni, riprendendo, c'è un bellissimo libro di Dario Fo dedicato ad Andrea Mantegna, ne parleremo. La differenza, appunto, Fo sottolineava la differenza che c'è fra la conservazione del cenacolo di Leonardo, così precaria, e invece la camera degli sposi di Mantegna a Mantova, praticamente intatta. Secondo alcune ipotesi, oltre alla tecnica usata da Leonardo, sperimentale, quindi non ha retto all'usura del tempo, c'era anche una questione strutturale di infiltrazioni d'acqua, perché mentre il castello di San Giorgio di Mantova era isolato, Mantova lo vedremo è costruita sui laghi, mentre il castello San Giorgio di Mantova era isolato dalla superficie lacustre da una superficie solida, invece Santa Maria delle Grazie no. Pensate ai navigli milanesi, anche tutte le grandi città sono costruite sull'acqua, anche se adesso magari non si vede, invece non avendo questo supporto, questo intermezzo, diciamo, l'acqua poteva risalire lungo le pareti e ha contribuito alla precarietà dell'affresco di Leonardo. La disposizione dei personaggi lungo il tavolo, abbiamo detto più volte, è quanto mai irreale. Quando uno va a cena non si dispone, 13 amici non si dispongono a tavola in quel modo. E riprende l'impostazione tradizionale dei cenacoli fiorentini. L'ultima cena di Cristo si svolge in un'ampia stanza, con l'impianto prospettico che converge verso le tre finestre sul fondo, che tuttavia non costituiscono l'unica fonte di luce, sarebbero troppo piccole. La principale sorgente luminosa, infatti, è estranea al locale raffigurato e proviene dal punto in cui si è posto l'artista stesso. Proviene dunque direttamente, possiamo dire, dalla mente del pittore. L'impianto architettonico dell'affresco si divide in tre gruppi. Da un lato sei apostoli, dall'altro altri sei, al centro la figura di Cristo. Si tratta di una figura pensosa, estranea ai movimenti concitati in cui sono impegnati i due gruppi di apostoli, Giuda compreso, dopo aver appreso che uno di loro avrebbe tradito. Sembrerebbe quasi che ci siano due distinte fazioni intente a discutere animatamente, mentre Gesù, isolato dalle vicende umane e con il palmo della mano sinistra rivolto verso l'alto, pare accettare con serena rassegnazione il suo destino ineluttabile. La grandezza di Cristo appare ferma e statuaria, tanto più solitaria e solenne
se paragonata all'affannarsi degli uomini intorno a lui. Gesù sembra conservare l'imperturbabilità propria di un individuo superiore. Viene da chiedersi se sia questione di religione o anche di ragione. Qui Cristo impersona il Figlio di Dio destinato al sacrificio sulla croce, oppure anche la genialità dell'uomo Leonardo, avido di sapere e di progredire. Bah. Il fascino della pittura di Leonardo consiste anche nel fatto di produrre pensieri e interrogativi, non soltanto ritratti o paesaggi, e l'abbiamo visto con i suoi ritratti femminili. Ecco, al termine di questo breve incompleto excursus, naturalmente che riguardava solo la pittura di Leonardo, perché altrimenti, insomma, lasciamo perdere quanto ci vorrebbe, verrebbe da chiedersi se si possano trarre conclusioni circa appunto la pittura di Leonardo, al di là della fama di cui gode la Gioconda. Penso che non sia appropriato farlo, cioè trarre conclusioni, in quanto l'arte di Leonardo è inscindibile dalla sua effervescente sete di conoscenza, per cui resta e deve restare un affascinante libro aperto, ed è opportuno appunto che resti tale. Il suo genio è stato riconosciuto fin da subito. Leonardo è stato dipinto da Raffaello nelle vesti di Platone, ovviamente, nella scuola di Atene, nelle stanze della Segnatura in Vaticano. Leonardo è stato senza dubbio uno dei più importanti personaggi del Rinascimento, sostanzialmente un uomo alla costante ricerca dell'uomo ed anche di se stesso, proprio come appare, se non volete vederlo là, lo vedete là, sul tavolo, proprio appunto dicevamo come appare nell'autoritratto senile del 1512. Ovviamente il concetto di senile è relativo all'epoca, adesso è tutto cambiato. Si tratta di una sanguigna su carta che noi tutti conosciamo perché è alla Biblioteca Reale di Torino e abbiamo avuto occasione di vederlo. Il volto è austero, segnato inevitabilmente dal tempo, la candida barba affluente a ridisegnare i tratti del volto, gli occhi comunque rivolti a destra verso il punto da cui lui scriveva o disegnava, proiettati ancora una volta verso il futuro. Ecco, mi piace pensare a Leonardo esattamente in questo modo, come a una miniera di idee sempre nuove, mentre ci interroghiamo ancora sui tanti misteri irrisolti della sua pittura, Monna Lisa compresa, ancora una, per citarla ancora una volta. E con questo io vi ringrazio.